Ciao a tutti ragazzi, io sono Stella e sono nel canale dei Watermelon. Oggi andiamo a fare un video della fiera, come l'anno scorso, però quest'anno purtroppo senza Melissa. No, scherzo. Ovviamente c'è Melissa, quindi andremo a fare un video vlog della fiera di quest'anno, che tra l'altro, raga, io ho visto le bancarelle identiche a quelle dell'anno scorso e anche degli anni prima. Abbiamo anche visto quei cagnolini, quelli che si scaricano dopo un giorno, che si muovono così. Neanche. Sono un piccione. Dopo due minuti si ferma. Esatto. Che poi io, raga, ne avevo preso uno, mi ricordo, quando ero piccola, che mi ero messa a piangere. Aspetta, cioè, l'avevo preso, ero tutta contenta. Dopo due secondi si rompe, non fa più verso, non si muove. Io ero tipo no, veramente mi si era rotto, raga. Comunque vi faccio vedere un po' le bancarelle del giorno. Ok, no, basta, abbiamo deciso la prima cosa da comprare. Senza chiedere, basta, adesso la compriamo. Raga, ma è bellissimo, un mini avocado. No, ma guarda quanti ce n'erano. No. Che noi, no, domenica ne abbiamo preso uno. Amore, me lo fai un attimo, vedere? Che ce l'ho anche io, uguale. Intanto parlo. Vabbè, dopo ve lo facciamo vedere. Uguale a questi, praticamente, però meno bello, guardate. Vabbè, però... Qua invece ci sono un botto di colori. Bellissimo, raga. Ma questo qua è stato bello. Che belli. Cioè, poi le nostre mamme dicono ma smettetela di comprarli. Però, raga, sono veramente belli. Hanno dei colori stupendi. Comunque, Amio, raga, comunque dovremmo scroccare un botto di brigidini. Ieri già in mezz'ora ne abbiamo scroccati due gratis, perché ogni tanto vanno: volete un brigidino? Noi grazie. Comunque guardate, raga, la giostra, va bene, che non faremo perché sembra un bruco mela, però va bene. Però non c'è nemmeno la coda, eh. Io ieri, tipo, io e Stella ne abbiamo mangiati tipo 5 gratis. Perché ti chiedono, tu hai un brigidino? Vabbè. Ok, raga, nel frattempo siamo andati un po' al bar, che mia mamma aveva il cellulare scarico e l'abbiamo un po' caricato. E mamma donna, che luce. Ok, e ora siamo in un'altra bancarella molto carina. Che belli fiori, guardate. Bellissima. Comunque adesso andremo anche dove c'è il bubble waffle. Ok, raga, ora siamo andate un po' avanti in generale. Abbiamo cambiato un po' posto, cioè siamo nelle palme adesso, ok? Letteralmente. Che bello! E comunque prima siamo stati al bar, solo che non abbiamo potuto riprendere perché dovevamo caricare il telefono di mamma, che è scarico. Oh, ecco cos'era il bubble waffle! Che buono! No, raga, lo voglio! Guardate! Vi faccio vedere tutto. Raga, guardate intanto, vabbè, super carina anche qua. Che carina! Non lo voglio troppo! Ma io... Raga, voglio il bubble waffle, questo. Ah, me lo chiediamo? Così facciamo anche la recensione se ce lo prendono. Ok, raga, niente, il bubble waffle ne hanno proprio passato la bancarella. Ciaone. Speriamo che ce lo prendano dopo. E comunque, raga, guardate, mi sono presa un orecchino mecciato con mia mamma. C'è solo uno perché di qua c'avevo già il boccino d'oro. E comunque adesso cerchiamo di convincere le nostre mamme a prendere il bubble waffle perché è stra buono e lo voglio assaggiare, perché cioè, sembra buonissimo, sembra proprio wow. Che poi questo orecchino, raga, fa l'effetto che sembra che tipo hai tre buchi, in realtà cioè è solo questo. Oh my god, Melissa un po' esaurita. Sì, raga, stiamo andando a prendere il bubble waffle, adoro. Tu l'hai mai assaggiato, Melissa, però? No.
Raga, secondo me è tipo la svolta. Cioè, all'inizio, no, che bello, all'inizio mi aveva detto: amo, lo prendiamo il bubble waffle. Io tipo, cos'è il bubble waffle? Lei, e io l'ho bloccata subito, l'ho detto: aspetta, ma è un waffle con il bubble tea? Con le bubble del bubble tea? Lei tipo, oh? Mi ha guardata tipo, ma questa è scema, è tutta scema. No, te lo giuro. No, perché bubble tea, vabbè. Raga, abbiamo comprato il bubble waffle, che ok, allora lo conoscevo. Recensione secondo me è molto buono, cioè è in realtà è come un waffle normale ma fatto con una forma diversa, però però ma che schifo, mi hai visto come l'hai ridotto, vabbè, ok, comunque è molto buono, raga. Dopo ci verrà una sete incredibile, ma ok. E comunque adesso magari non riprendo perché non riesco a mangiarlo, se no devo fare... che già Melissa si è sporcata. Cosa stai facendo? Ma stai zitta, ma fatti i cavoli tuoi. Ma io? Ma guarda come l'hai ridotto, cioè... Vabbè, ok. Almeno moriremo felici. Telefono, sì, dammi. Tieni. Raga, abbiamo scritto i watermelon. Cioè, ok, è tutto uno scritto praticamente. Ma lo stai riscrivendo? Ma sì, ma gli ho scritto più volte. E devi scrivere YouTube, sennò io vedo i watermelon e non lo so cos'è. Ok, io ti tipo segui il mio canale, una roba così. Scrivi segui il nostro. Segui il canale ai watermelon. Grande, bravissima. Maru, oh, ma hai scritto dei buchi brillanti. Il mio modello? Grande, grazie. Ciao. Sì, sì, ho l'uno alto. No, abbiamo fatto un po' di pubblicità, raga. Abbiamo scritto i watermelon ovunque. Soup. Ah, guarda, abbiamo scritto soup ai watermelon. No, ecco. Segui i watermelon. Dove altro l'hai scritto? Vabbè, l'ha scritto tutto ovunque. Vabbè, ok. Ok. Ok, abbiamo scritto praticamente in tutti i muri ai watermelon, seguiteci, ma ora andremo a pranzare e speriamo che non ci sia tanta fila, ma ok. Mangiando. Io ho preso il panino con la patatina. Ho preso le patatine. Ma non lo prendi il panino?
Raga, non potete capire, li abbiamo incontrato. In realtà Melissa l'ha già incontrata, ma abbiamo incontrato Nicole, Micoli. Oh my god, per chi non sapesse chi è, ossia tutti sanno chi è una TikToker, semplicemente, vi mettiamo la foto. E niente, sono molto contenta perché io non l'avevo mai incontrata e ci ho fatto una foto che tra l'altro avevo questa faccia. Tipo una faccia bruttissima, però Melissa era un po'. Oh? E vado. Ma va bene. Raga, comunque non capisco perché la gente continua a mettere sti finti portafogli per terra. Cioè sono dei fogli con dentro dei finti soldi. Cioè è una foto con dei soldi dentro finti. Perché? Ok raga, purtroppo momento fiera finito perché io e Melissa siamo... Ok, io e Melissa siamo troppo stanchi, quindi andiamo a casa. Comunque riprenderemo anche un po' a casa, che c'è la sorella di Melissa che si chiama forse. Virginia, forse, non lo sappiamo. In caso vi facciamo i saluti. E cioè il mio smanicato comunque con la già, cioè le mie maniche corte con lo smanicato, cioè top. Certo. Vabbè, comunque poi vediamo se riprende a casa o se Virginia fa esplodere una bomba, in caso no. Vabbè, ciao! Forse non c'è mia sorella perché scendono, quindi saremo o a casa da sole. Sì, così Virginia non fa esplodere una bomba nucleare. Oppure forse sta... cioè... forse scendono dopo i miei genitori, mio papà, quindi non si sente molto, ma va bene. Esatto. Lo scopriremo tra poco. Raga, un Bing con la testa mini. Cioè con la testa gigante e il corpo mini.